Abbiamo nominato la lettera G noi perché Una lettera, una non un lettera e punto, non un basta, punto. perché non possiamo effettivamente fermarci alla G, dobbiamo metterci un numero. Però se mettiamo un numero in particolare, poi Dobbiamo cambia metterci tutto. anche un trattino in mezzo, se per questo, se vogliamo fare i fighi. Vabbè, tu sei un po' a pignola. Comunque, stiamo parlando dei grandi meeting internazionali chiamati con la nomenclatura G7, G8, G20, G33. Chi più ne ha più ne metta. Allora, partiamo un po', dall'idea, dal concetto di questi meeting internazionali, perché nascono, e partiamo da quello più a livello proprio storico, più importante, che è il G8 ad oggi, anzi G7 perché la Russia è stata sospesa. Sospesa dopo la questione Quindi ucraina, parliamo ne torneremo sicuramente a di parlare. quello più piccolo, ecco, chiamiamoli così, più piccolo e più grande, il G7. Il G7 parte in un clima, quello degli anni 70, di un clima di emergenza, di necessità. Sostanzialmente è questa la parola che va ricordata quando si associa il termine G7 o G8. Infatti la situazione internazionale vedeva alcune Esatto. grandi problematicità. La prima Nel 71 è la Rupus, quindi la fine della convertibilità del dell'oro. dollaro in oro, che aveva destabilizzato i mercati internazionali. La crisi petrolifera, ovviamente, se Nel vogliamo mettere. 1973 Certo. anche. E la crisi, sì, esatto, la crisi energetica, mettiamola così perché c'è anche di mezzo il nucleare comunque. Esattamente, derivante poi, come sappiamo, dalla guerra dello Yom Kippur, ovvero da Quindi quella. questi due grossi destabilizzatori sociali, proprio internazionali, non solo limitati al Medio Oriente o all'America, creano un forum di discussione tra i grandi paesi industrializzati, che nel 1973-74 erano sostanzialmente quattro: Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Allora, questi quattro ovviamente all'inizio non creano un vero e proprio meeting, ma semplicemente un foro di discussione tra questi qua. Nel 74 viene coinvolto anche il Giappone, che è una potenza che comincia a crescere e al giorno d'oggi è considerata a tutti gli effetti potenza industriale. Ma il primo vero vertice del G6, che all'epoca era G6, viene effettuato a Rambouillet, ospitato dalla Francia di. Bravissimo. Giscard d'Estaing, valore di Giscard d'Estaing. A posto. Quindi, e poi viene anche invitata l'Italia. Quindi, un'altra tappa fondamentale sarà poi quella dell'allargamento nel 76 al Canada e dal 77 della allora Comunità Economica Europea. Sì, esattamente. Tutti i paesi avevano la caratteristica, la capacità di poter organizzare, di poter assumere appunto attraverso la rotazione la presidenza, diciamo, quindi l'organizzazione, non la Comunità Economica Europea, che aveva più che altro un occhio di riguardo, insomma, era C'era più di rappresentanza dei esattamente paesi che erano fuori. che non erano parte di quel mondo. Poi la giunta fondamentale, siamo nei primi 90, arriva nel 91 l'Unione Sovietica e poi nel 94 la Russia. È un passaggio molto importante perché per la prima volta abbiamo un incontro, Raffreddamento della guerra fredda, esattamente, però. un incontro fra l'Est e l'Ovest, fra il cosiddetto primo e il cosiddetto secondo mondo, e lo si ha appunto con dei vertici di questo tipo. Sì, esatto, cioè nel senso queste sono più o meno le tappe principali per poi arrivare a quelli che sono al giorno d'oggi, come abbiamo detto, G7, perché la Russia, che abbiamo appena citato, è stata sospesa, se non sbaglio, l'anno scorso. Di conseguenza, in questi grandi meeting del G7, se consideriamo l'attuale, numeratura. G7, appunto, ricordiamo perché per via della questione ucraina la Russia è stata sospesa molto tempo fa. Il quarto Bravissimo, meeting è tu hai questo, ecco, no, il hai quarto spiegato. meeting che Che sta salta, fuori, esattamente sì. proprio per la questione dell'aggressione e l'occupazione della Crimea. Diversamente, invece, il G20. Il G20 invece ha una struttura sempre ovviamente più allargata, se consideriamo che fanno parte Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud e ovviamente Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, più Sudafrica, Turchia, Indonesia, India e Messico. Ecco, questi sono i 20 che fanno parte del G20, appunto. Allargabili anche al G33, che vengono aggiunti altri paesi in via di sviluppo. Inutile che ve li cito tutti quanti, però comunque principalmente dall'America Latina e dall'Asia. Il G20 invece ha una data di nascita intorno al 1999. Ecco, nel 1999 i G7 riunito a Washington, quindi ospitato dagli Stati Uniti, annuncia che a pochi mesi, poi nel dicembre del 99, verrà fuori questo meeting internazionale G20 con le potenze che
che allora erano sia in via di sviluppo oppure già in una fase più avanzata dello sviluppo, per esempio Brasile e Cina, principalmente in materia economica, perché infatti verranno invitati tra i capisti scusate, ministri delle finanze, dell'economia e delle finanze, principalmente. Quindi questi sono i due grandi blocchi che andremo ad analizzare. Adesso facciamo un attimo un po' di pausa, ci ascoltiamo un'altra canzoncina e poi dopo ritorniamo subito perché c'è da parlare un po' ancora in approfondito. Hanno pure condiviso il nostro Chi è? un ragazzo che lavora con me nei Roblo. Allora, adesso... Struttura e Sì. organizzazione. Ti segnati questi punti principalmente. Non vedo chi siete, non posso salutarvi, vi saluterei, quindi iscrivetevi, insomma. Allora, il G7 è stato strutturato sin dall'origine della base in una struttura istituzionale centrata sullo Sherpa. Il Foreign Affairs su Sherpa e il Finance su Sherpa. Cosa si intende? Lo Sherpa è il rappresentante personale per il G7 del capo di Stato e di Governo per tutte le questioni che formano l'agenda del vertice. È responsabile del processo preparatorio del vertice annuale. Ok? Quindi queste sono l'unica vera struttura che c'è all'interno di questa cosa. Ogni presidenza del G7 organizza generalmente 3 o 4 riunioni degli Sherpa in preparazione del vertice e successivamente altri incontri delicati e seguiti. Sarebbero i rappresentanti, cioè insomma la burocrazia, diciamolo così, portavoce, così. Esatto, lo Sherpa è coadiuvato da rappresentante del ministro degli esteri, su Sherpa esteri, un rappresentante presso il ministero dell'economia e delle finanze che si occupa dei temi e cose. Vabbè, questo magari non entriamo nel merito. Però vedi, ecco, per assicurare un seguito agli impegni assunti in occasione dei vertici annuali, oltre che necessario approfondimento, è sia reso necessario lo sviluppo di appositi meccanismi di coordinamento. Gruppi di lavoro, ecco, vengono creati gruppi di lavoro composti da esperti per approfondire temi specifici quali l'accesso all'acqua, la salute, l'istruzione, la proprietà intellettuale, lo sviluppo e l'energia. I gruppi ricevono un mandato che può condurre alla presentazione di un rapporto finale, solitamente in occasione del vertice. Quindi vengono creati prima di arrivare al vertice, sì, con l'aiuto degli Sherpa, questi gruppi di lavoro che servono a semplicemente poi arrivare al vertice e discutere della relazione finale di questi gruppi di lavoro. Questo La canzone qual è? è. Ok. Silenzio, ragazzi. No, non lo dico. E dopo questo intermezzo, diciamo, abbastanza obsoleto, se vogliamo così definirlo, No, ma sempre che giovane, dici? Ma che dici? torniamo Tu sui. non sei assolutamente antiquato, no, No, troppo. non dicevo io, la canzone. Torniamo sui temi dei vertici internazionali G. Sì, perché allora, qual è la caratteristica principale di questi meeting internazionali? È la non struttura. Allora, sembra assurdo, ma questi grandi meeting che sentiamo. Ovviamente quello che ci viene subito alla mente adesso è quello di Taormina, avvenuto questi giorni, è proprio il fatto che non c'è un'organizzazione, non viene strutturata a livello internazionale, non abbiamo un vero e proprio, vi posso dire, presidente, vicepresidente, organo istitutivo, collegiale, quello che volete. Non Ovviamente ce quindi non c'è neanche lezione, non c'è n'è. Esatto, non completamente. c'è nemmeno una sede, ti posso dire, una Bruxelles o una Strasburgo dei G. Quindi non ha niente a che fare come. Non ha una struttura simile all'Unione Europea, neanche come ce l'aveva la Comunità Economica Europea. La NATO non ha ovviamente un'organizzazione, appunto, su un'alleanza. L'informalità, ecco, WTO. questo è forse l'accezione principale, il fatto di essere una struttura quasi eterea, che però allo stesso tempo è molto presente, perché, parliamoci chiaro, durante questi meeting si riuniscono i cosiddetti potenti della Terra. Infatti nasce proprio sulla volontà di risolvere alcune problematicità attraverso un incontro, quindi un incontro che un tempo magari era più facile organizzare bilateralmente, ora è 3, 4, 7 lateralmente, diciamo. Quindi questa assenza di Sai struttura, che c'è un termine esatto per dire qual è? sette? Eptalateralmente.
Questo è greco, eh? Grazie, quante ne È sai? 9 No, no. enea Dobbiamo lateralmente. se l'hai preparata a casa. No, no, ti giuro. Comunque, a parte questa digressione, dicevo, come fa allora questo meeting G a andare avanti? Qual è l'iter di preparazione? Perché se non c'è una struttura, come funziona? Allora, esiste all'interno di questo. Io devo dire per forza struttura, però non c'è. Comunque, all'interno di questa struttura eterea, la figura dello Sherpa. Ora, se io vi dico Sherpa, magari ai più saggi, più colti, verrà in mente l'idea dello Sherpa, ovvero il portatore d'acqua, la guida himalayana. Ecco, non è tanto lontano quello che vi sto per dire, ma l'idea di Sherpa all'interno dei meeting G serve proprio a questo, perché aiuta la preparazione di quelli che poi saranno i lavori finali di analisi appunto di vertice. Cosa fanno gli Sherpa? Sono sostanzialmente rappresentanti dei ministri delle finanze o degli esteri di ciascun capo di governo, di ciascuno stato, che coordinano tra di loro i lavori preparatori dei gruppi di lavoro che sono divisi in base a tematiche, ambiente, salute, istruzione. Ecco, questi gruppi preparatori di lavoro al vertice fanno delle relazioni che vengono poi presentate durante il vertice, nei 2 giorni di discussione, perché sennò sarebbe un meeting lunghissimo. E solitamente, ricordiamo, viene sempre organizzato tra fine maggio e primi di luglio. Esatto, vengono portati questi temi discussi e relazionati al modo finale, e alla fine i capi di Stato fanno semplicemente l'incontro con spritz e campane. No, vabbè, nel senso, comunque alla fine discutono. Gravi accuse da radar, No, attenzione. vabbè, discutono con i fogli già in mano di lavoro di migliaia di magari di gente che è schiavizzata, che sta a fare questo a livello burocratico, e quindi semplicemente loro appongono la firma così ed è diventato loro. Però in generale è questo. L'unica struttura è semplicemente questa, la struttura preparatoria al vertice, non ce n'è un'altra fissa. La stessa cosa succede nel G20, quindi non possiamo dire qualcos'altro di differente. Questo per quanto riguarda la struttura base, che possiamo dire. C'è anche da dire poi un discorso invece che cosa viene dopo i G. Tantissimi G7 e G8 hanno fallito quelli che erano i loro obiettivi e presupposti. E questi magari li vedremo assolutamente tra pochissimo, specialmente quando andiamo ad analizzare 2 importanti G7 e G8 che sono avvenuti in In Italia. Italia. Adesso ci ascoltiamo un altro brano musicale e poi entriamo nel merito. Praying for rain. Perché devi parlare Perché per se fa così, in tutte le radio che sento, Cristo forza? Lo Santo, so, si fa ma se sempre così. facciamo il podcast poi dopo è inutile, Certo, perché non ci sta. capito? Però sarebbe pure inutile a dire No, andiamo a vabbè, mo sentire. se poi lo No, 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 rifacciamo. no, assolutamente. Però dicevo, cioè, perché lo faccio? Perché in qualsiasi radio benedetta merda sento, perché 102.5, Sì, ma 103.0 è quelle sono differente. diverse. E certo, Radio Radicale non me la sento, ovviamente. Per esempio, Radio 24 non c'ha musica. Pensa che stupidi. Ma c'è... Una radio Allora, pulita. Genova Yes. Come si chiama? Carlo Giuliani? Eh sì, proprio lui, eccezionale. Ciao Robby! Ok, Carlo Giuliani, bene. Allora, vediamo. L'altro così, Capranica, com'è si chiamava quello ammazzato? Mario Placanica. Placanica. Capranica è una cittadina che sta in Tuscia, in provincia di Viterbo. Sì, lo conosco. No, sapevo. Sto facendo la cosa più bella che abbia mai fatto in questa radio. Sto Sentiamo. cantando la canzone Disney da mezz'ora. E lo dici così, Sì, sono tranquilla. Lo troppo felice, come dici pure a mai tutti gli loro? altri? No. Mi porti quello che è rimasto del tè. Sempre Cioè, mi sempre. hai preso per una cameriera. Vieni con Non è me. così Per da una cameriera. cantante ti ha preso, mi ha detto. Per quel cos'hai cantato? Non lo so, canzoni di Disney. Grazie. Senta, ce l'ha anche uno. E allora? Su quello di Genova, tu che.
Diaz, don't clean this blood. Vabbè, a parte la Diaz. Cioè, nel senso, chiaro che sì, parliamo della Diaz, però volevo un attimo vedere. Per me, quello che parlano lì a AEG sono sempre le stesse cose. Diciamo, derivanti però da un momento storico differente. Quindi, crescita sostenibile. Mm-hmm. Cioè, sempre le stesse cose qua parlano poi alla fine. Giusto, eh? Sì, no, volevo cercare... Però non ricordo che ci fosse qualcosa di particolare. Io ricordo semplicemente che c'era stata la morte di questo qua. Siamo in Italia e quindi ce lo ricordiamo per questo. No, però è anche a livello internazionale famoso, eh? Cioè, nel senso, comunque, perché è l'unico che effettivamente ha scatenato delle rivolte dei no global. Perché negli altri, cioè, sì, c'è stato qualche cosa, ma non... Poi, tra l'altro pure qua a Taormina ci sono stati un po' di scontri. Quindi alla fine... Questo faremo un blocco veloce, che pure sull'Aquila che sappiamo. Sì, sì, no, facciamo un po' di così, di resoconto di magari di qualcosa importante, cioè, il problema è che vedi, per esempio mi segna anche di importante il 34esimo ad Hokkaido, perché quello prima del 2009 Giappone. Ecco perché. Perché? No, no, non c'entra niente. No, stiamo tornando, eh? Pensavo per la scadenza di coso di Kyoto, invece no. Fra un minuto siamo siamo di nuovo a parlare di cose che non so. Non l'ascoltate. Io sono cazzo di Genova e di Aquila. Dobbiamo fare semplicemente ricordare i fatti. Oggi sta. Stiamo arrivando. Ah, urlano, chiedono un giro. No, toglilo. No, più. Ok, bravo. Giovan, ricordati poi di staccare il microfono tuo quando stiamo in diretta noi, perché sennò sentiamo tutte le menchiate, altrimenti. Questa era Don Ellen con Praying for Rain. Noi magari... Con questo caldo, rain, diciamo. Come si dice. Magari ci fosse la rain. Proprio ho mixato due... tre almeno. Due lingue. Tre lingue, direi pure. Magari ci fosse... Vabbè. Comunque, torniamo su G8, su G7, su G? Eh sì, perché un elemento purtroppo che va analizzato durante questi meeting è le proteste che vengono di solito, si scatenano proprio all'infuori di questi delle sedi, anzi delle città dove vengono ospitati questi meeting. Anche quest'ultima Taormina è stato centrale per quanto riguarda le proteste, ci sono state, anche se ovviamente noi ricordiamo le proteste principali per un altro meeting G8 proprio nel nostro esatto, paese. Prima di arrivare a Taormina, che analizzeremo benissimo fra pochissimo, fatto pochissimo, vediamo quello che invece è forse alla cronaca, specialmente nostrana, è rimasto più impresso, cioè il G8 di Genova del 2001. Allora, ovviamente viene ricordato subito G8 Genova, uno ricorda Carlo Giuliani, la scomparsa di questo ragazzo che protestava durante i fatti di Genova in modo ovviamente violente. Discutibile. Mettiamola così, senza prendere una parte o l'altra. Comunque, il fatto sta che questo ragazzo, che nella foto proprio immortalata poco prima dello sparo, aveva un estintore in mano, lo stava per lanciare dentro la camionetta dei carabinieri. Dove si trovava appunto Mario Placanica, che era questo poliziotto che poi lo ha freddato, ecco. Dicevo, a prescindere di prendere le parti o meno, comunque rimane impresso questa foto, che è proprio l'esempio di tutta la protesta che ci fu in quei giorni, dal 19 luglio fino al 22 luglio, e che mise a ferro e fuoco completamente la città di Genova. Un altro luogo che sempre lì a Genova fu importante alla cronaca per ovviamente i fatti negativi fu la scuola Diaz. Esattamente, una scuola dove appunto dormivano i colori
che andarono a seguire appunto il G8, fra cui anche ovviamente persone poi che protestavano, ma non totalmente, quindi non era un centro di black bloc, come poi vennero definiti i protestanti principali, i più brutali, i violenti. Al contrario, diciamo, vi era una vasta gamma di persone. Fu importante proprio perché le forze dell'ordine entrarono e anche in questo caso non vogliamo prendere noi un punto di vista, anche se poi ci sono delle sentenze Mettiamolo a livello importanti. oggettivo, ci fu un abuso forse della forza pubblica Assolutamente sì. nei confronti di questi manifestanti. Ora, Fra cui vi consigliamo anche Diaz, Don Franklin, è una esatto, film. ricostruzione Quanto molto ci tenevi a interessante. dirlo? No, Assolutamente sì. ricordiamo che tra l'altro il 7 aprile del 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato, proprio in funzione della squadra Diaz, che ci fu una violazione dell'articolo 3. Quello sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. Quindi, se effettivamente la Corte si è pronunciata su questo, forse non dico che è un parere totalmente assoluto da prendere così, però c'è stata una violazione, un abuso della forza pubblica. Poi sta ognuno di voi a criticare quanto o meno su questi fatti. Comunque, noi ci ricordiamo questo alla fine del G8 di Genova, anche se è sbagliato perché comunque durante questi meeting uno dovrebbe invece disquisire, scusate, di cosa invece stanno parlando dentro agli uffici, di Delle problematicità cosa internazionali, stanno certo. parlando tutti i capi di Stato perché si sono riuniti, e invece è passata la cronaca tutto il contesto fuori. Un altro meeting che va ricordato sempre qui in Italia fu quello del 2009, che all'inizio doveva. Essere alla Maddalena e Esatto. E invece invece fu spaziamo. spostato all'Aquila per volere di Silvio Berlusconi. Assolutamente. Era il periodo, è stato proprio il periodo del terremoto e per puntare gli occhi appunto su una Sì. grande tragedia come è stato quello del terremoto dell'Aquila e dell'Abruzzo, il centrodestra con Berlusconi, appunto allora presidente del Consiglio, neo presidente del Consiglio da circa un anno, decise appunto di spostare dalla Maddalena dove erano stati fatti comunque una serie di investimenti all'Aquila. Sì, lui lo fece anche per un po' di promozione proprio economica, finanziaria, per avere in qualche modo fondi. Come hai detto te, ci fu un occhio proprio mediatico sulla città dell'Aquila, che magari per un capo di stato estero, cinese, roba così, poteva essere una qualsiasi città. Invece in quel momento era importante perché era una città completamente rasa al suolo, il centro storico e tutto intorno. Quindi c'era bisogno proprio di aiuto. Fu anche poi dopo. Si discute anche su queste cose, proprio sulle catastrofi, i climi, sul problema del clima, in relazione ovviamente alla politica internazionale. Ricordiamoci che durante questi meeting fu anche disquisito sui protocolli di Kyoto, sulla fine di ovviamente sul rispetto di questi protocolli o meno. Ora no, inutile dirvi che in questi meeting è stato semplicemente bypassato il problema con piccole norme, magari leggermente aumentiamo un valore piuttosto che un I altro. cosiddetti abbellimenti cosmetici. Esatto, per a livello mediatico far vedere che è stato fatto qualcosa. Comunque, almeno ne hanno parlato. Vi abbiamo fatto questi due esempi, ovviamente, perché non perché sono nostrani e basta, ma perché hanno avuto un'importanza mediatica. Hanno semplicemente fatto capire principalmente a noi, ma anche all'estero, l'esistenza stessa del G8 e del G7, perché sfido chiunque a ricordarsi un G7 e un G8 prima del 2001. Non so tu, però. Non prima Esatto. di oggi, sicuramente. Detto questo, chi ci sta adesso? Vai, te li lascio dire a te perché Io lo tu lancio sei alla andato al prossima. concerto e ti sei strappato il. Per niente, Negramaro con Mentre tutto scorre. Che a me fanno pure schifo. Immaginavo. Qua te lo dico. Vai, adesso parola a te. Vabbè, vieni pure te, oh. No, no, per dirti che sei libero. È vero, la prima partecipazione di Theresa May, Macron e di Donald Trump. Oh.
Shinzo Abe. Sì. Pensavo tipo si chiamasse Shinze, invece No, Shinzo. Shinzo Abe. E poi sono stati invitati anche il leader dell'Etiopia, Tunisia. Kenya, Nigeria, Tunisia e Guinea. Perché stiamo focus sull'Africa, il secondo giorno. Poi ci sono anche la Banca Africana di Sviluppo, la Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, ovviamente, Christine Lagarde, Che è francese. Nazioni Unite, Antonio Guterres, il nuovo segretario generale, che ha sostituito Cioè, cosa ha detto? Nazioni Unite, Guterres. Ban Ki-moon. L'Ocse, Unione Ci Africana. poteva stare vado all'Ox. Tranquillo, come c'è. Però vedi, ecco, altri summit nell'ambito del G7, vedi, G7 ministri della cultura, 30-31 marzo a Sì, Firenze. li fanno. A Lucca, quello della politica estera. Sì, perché da, proprio dal, se non sbaglio, dal 2009 è stata introdotta questa cosa che, oltre, Tematica. sì, monotematica su ogni cosa, Com'è rata? in base ovviamente al paese che sta ospitando il meeting, in questo caso l'Italia, vedi, sono tutte cose italiane. Ah, ecco perché non te, quello, ne ho letto un paio, erano tutte e due italiane, ho detto vabbè, Non un sono caso. tutte italiane. Luca, Bari, Beri, no Bari. Biri. Stiamo rientrando, eh? 35, mi raccomando, 30, ecco, vedi, adesso puoi dire 30. Verde coniglio. come? No, lo dico in diretta. Questi erano i Negramaro che mi devono ancora spiegare perché dicono verde coniglio. Io non ho Questi ancora erano capito. purtroppo i Negramaro, Perché purtroppo. verde coniglio? Chi lo sa? Ce lo dirà magari Giuliano San Giorgi. Sicuramente il coniglio non lo troveranno in Sardegna, Eia. ma neanche in Sicilia dove si è proprio tenuto pochi fa il G7. 26-27 maggio i capi di Stato dei sette paesi più industrializzati del mondo si sono riuniti. Li dico a memoria, vediamo se li ricordo: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Giappone. Esclusione, come dicevamo prima, per la Russia, perché nel 2014 c'è stata la problematicità gravissima dell'invasione delle Crimea, quindi della guerra contro l'Ucraina, e quindi è il quarto meeting che salta. Cartellino rosso. Cartellino rosso, esattamente. Di cosa si è trattato? I temi sono tantissimi, li raggruppiamo in quattro grandi macro aree: immigrazione. E quindi rifugiati, clima, terrorismo e commercio internazionale. Diciamo, bei temi, Bei temi che grandi. però in realtà se uno va a leggere anche i temi dei precedenti così non dice dov'è la novità? E certo, sono sempre gli stessi, ovviamente. Assolutamente. Il primo giorno, politica estera e sicurezza. E poi vedremo i risultati. Secondo, e aggiungo pure nel secondo summit del primo giorno, sempre, economia mondiale e crescita sostenibile. Nel secondo giorno abbiamo un focus su innovazione e sviluppo in Africa. Non è un caso che siano stati invitati i capi del governo di. Etiopia, Kenya, Niger, Nigeria, Tunisia e Guinea. Un motivo per cui ne hanno presi praticamente 4 del Centrafrica e uno del Nord Africa, questo dobbiamo ancora scoprirlo però. Perché se, scusami, mi invitano la Tunisia, non mi invitano per esempio il Marocco, l'Algeria o No, l'Egitto. probabilmente Bravo. sì, saranno trattati, diciamo, di Sì, no, probabilmente sì. stati con alcuni ritardi, con alcune problematicità. La Tunisia sta al centro di una rivoluzione importante Sì, 6 anni però fa è vero circa. pure che la Tunisia è uno dei paesi del Nord Africa che a livello proprio di riforme istituzionali è quello che ha modificato, anzi ha occidentalizzato di più la propria struttura, il proprio Comunque, assetto. cioè non è, alcune cose si sono tenute non solo appunto a Taormina, ma anche in giro, In anche in questo, Tunisia. sì, nulla. Gli argomenti sono appunto i quattro sopracitati: immigrazione, rifugiati, clima, terrorismo, commercio internazionale. Nello specifico? Nello specifico abbiamo avuto una serie di risultati. Vedremo che i risultati sono, diciamo, in controtendenza. Da una parte sì, si ha un buon risultato, dall'altra parte invece è un risultato estremamente negativo. Sul terrorismo c'è stata una dichiarazione congiunta per la sicurezza e contro il terrorismo.
Siamo, ricordiamo, ci si vede il 26 maggio, il 22 maggio è stato l'attentato a Manchester. Manchester, quindi è un tema molto caldo il terrorismo. Inoltre aggiungo che molti di questi paesi hanno avuto in casa loro degli attentati di matrice poi islamica, penso agli Stati Uniti ovviamente l'11 settembre, l'Inghilterra quest'ultimo caso, ma non è l'unico, Io la penso Francia, proprio tutti, lo sai. l'Italia, No, l'Italia no. Sai, e tranne il l'Italia Giappone? hanno. Ah no, è vero, il Giappone, bravissimo. Sì, no, a Esattamente. parte l'Italia e il Giappone, tutti quanti hanno avuto E sostanzialmente quello sì. stavo dicendo appunto, quindi anche la Francia, ovviamente, la Le Pen, l'avremmo detto mille volte in campagna elettorale, ha molto soffiato su questo tema. E vi dicendo, l'impegno è stato quello di diciamo, spingere, parole di Gentiloni, gli internet service provider, cioè coloro che Forniscono. forniscono i servizi di internet, per un impegno antiterrorismo, perché è proprio la rete che porta spesso e volentieri il terrorismo a ingrandirsi ancora di più, Sì. a coordinarsi più facilmente. Quindi unità dei maggiori paesi del mondo libero contro il terrorismo. Mondo libero, cioè è stato molto enfatizzato questo tema, mondo libero contro appunto, terrorismo, contro violenza, contro brutalità e via dicendo. Il secondo tema, trattato commercio. Da una parte c'è stato un rafforzamento, forse fra qualche anno lo vedremo dentro i nostri libri di storia delle relazioni internazionali, dentro gli archivi, un rafforzamento della Sono di special noi forse. relation, sicuramente, Pace sì, all'anima sua, tra l'altro. esattamente, della special relationship, quindi del rapporto speciale che vi è tra Stati Uniti d'America e Regno Unito, si sono stette ancora di più per un commercio libero e equo, ma dall'altra parte un altro risultato positivo sicuramente è stato quello per dei mercati aperti, cioè dei mercati contro il protezionismo. Si pensava molto, Trump arriverà e porterà una ventata di protezionismo, di commercio non libero. Invece no, vi è stata una apertura per appunto il tema del commercio libero, contro il protezionismo, insomma, verso l'equità. Stranamente meno neoliberista, quasi. Esattamente, no, non neoliberista come ci si aspettava da una Perché parte abbiamo anche la Trump. May, eh. E dall'altra parte, come stavo appunto dicendo, anche perché la conservatrice May, diciamo, ha spostato molto verso Sì. destra il partito, proprio perché è esponente del tema, cioè dell'area conservatrice dei Tories, quindi del partito conservatore. Tra l'altro ricordo che a questo G7 di Taormina partecipano per la prima volta ben quattro capi di Stato, che sono ovviamente Macron, il nostro Gentiloni, Donald Trump e Theresa May. Gli altri sono Trudeau per il Canada, Shinzo Abe per il Giappone, già ci sono passati ovviamente per un G7. Poi ricordo che ci sono anche Donald Tusk, del Presidente del Consiglio europeo, e ovviamente Juncker, Jean-Claude Juncker. assolutamente. Allora, continuiamo dopo con il tema del clima che hai citato prima, tra l'altro, e subito dopo una bella canzone italianissima questa, Acida. acida, questa dedicata, no, è dedicata a nessuno, però Zac Plus. Agitata, Sei agitata. andata in onda. Lo taglieranno. Proprio Chiodaia, adesso. cioè. Mi sento Noi grande come una dobbiamo città. impararsi a fare i podcast, eh? Eh? Dobbiamo impararci a Sì, fare i podcast. sono d'accordo. Chi è online che non lo vedo? Chi sei? Palesati. Sarà Valerio? Pavesati. Palesati. Ah, perfetto. Non è solo il tema. Allora, anzitutto il tema del clima avrebbe portato 2-3 minuti No, almeno, quindi non so se volevi. aggiungo pure che c'era pure l'immigrazione, che era importante. Allora, parla Così. di. E due cazzate sulla politica estera. No, cerca di farlo in questo blocco, eh. Cerco allora da 6:56. Sì. Oh, Tieni. cazzo, 5 minuti di parlato ce l'hai. Ma diciamo Ma 6:56. cagare, Quanto va. sei acida? Cazzo. Mi sento grande come una città, come una città, come una città. L'istanzione ogni tanto mi arriva tra le. Aspetta che dico un attimo. Come stiamo andando? Oh, Saverio, grande. No, Daniele Righi, che insulto parte facile. Stasera ci alleniamo, Daniele. No, meglio la mia, Savè. Che dici? Oh? Come stiamo andando? Vi aggiungo che fra poco parleremo di clima, immigrazione, politica internazionale.
Mi sento grande. Come va? Come una città, come una città. Vai bene? Ci stai? Acido, acida. Poi c'è ciuccia lo scazzo. Ciuccia qua. Eh? Acido, acida, ciuccia lì, ciuccia là. Ciuccia qui, ciuccia là. Dai, Aldo, Johnny e Giacomo. La dea aperta, la dea dalla gamba aperta. Acida, che hit, eh? Straordinaria, direbbero in Irlanda. 1998. 98. L'anno dei mondiali, attenzione. Tra l'altro, in Francia è troppo facile. Dai, per me. Chi ha vinto? La Francia 3-0, dai, Zidane, Zidane. Come ci hanno sbattuto fuori? Con 15 cm di baggio fuori. Vabbè. Torniamo sul G7 di Taormina? Sì. No, beh, mi stavo ricordando la traversa lì, vabbè. E tra parentesi la traversa, e anche Albertini che ha sbagliato l'altro rigore, ma non rimanghiamo su notizie a noi molto tristi. Allora, Taormina, stavamo parlando del clima. C'è da ricordare, prima di parlare di Taormina, che nel 2015 a dicembre, dopo 12 giorni di feroci incontri, meeting, si è arrivato ad un accordo a Parigi, un accordo che parla appunto di clima, ed è stato sottoscritto da 196 paesi, fra cui gli Stati Uniti d'America, che il non COP avevano... 21, se vi ricordate abbiamo fatto anche una puntata dedicata anche su questo, cioè ne abbiamo approfondito un po' sul COP 21 e su il fallimento in generale di questi meeting sul clima. Questo non sarebbe stato un fallimento, perché era stato firmato anche appunto dagli Stati Uniti, che non avevano firmato Kyoto, e i punti presi in considerazione erano abbastanza importanti: un contenimento delle temperature a 1,5 gradi, abbassamento delle emissioni dal 2020, cioè non è stata un'adesione totale, quindi 196 paesi, controlli ogni 5 anni, addirittura vi era una decisione di erogazione da parte dei paesi più industrializzati di 100 miliardi all'anno verso coloro che dovevano industrializzarsi, nei paesi in via di sviluppo, e in aggiunta rimborsi ai paesi esposti diciamo ai problemi climatici. In tutto questo si è parlato di tutto questo si è parlato proprio a Taormina, e Trump ha preso diciamo posizione, a quanto pare diciamo contraria per ora. Cioè, ok, prendo il dossier su Parigi 2015, torno negli Stati Uniti la prossima settimana e ne parliamo. Una presa di posizione che è stato il vero e proprio stallo, perché sì, il commercio è andato bene, il terrorismo è andato bene, sui migranti si è andati così così, ne parleremo fra poco, ma sul clima ovviamente è uno stop così brutale che ha portato anche la Merkel, in un incontro di fronte alla CSU, quindi gli alleati della CDU, il partito della Merkel, a definire Trump come, o meglio gli Stati Uniti, come non più un alleato su cui si può fare affidamento. Cioè gli Stati Uniti non sono più l'alleato, cito testuali parole, su cui si può più fare affidamento. Ovviamente non ha detto gli Stati Uniti d'America, ma ha detto me ne sono accorta in questi giorni. L'Unione, cioè per fare un mondo più unito bisogna spingere sull'Unione Europea, praticamente detto, dobbiamo essere più uniti come Unione Europea. Quindi sul clima vi è un vero e proprio stop. Sì. Vedremo poi, perché effettivamente c'è da dire che il segretario di Stato, cioè il loro ministro degli esteri statunitense, il consigliere economico, Ivanka Trump, la figlia, il genero di Trump sono favorevoli all'accordo di Parigi, quindi potrebbero spingere, visto che si parla di una posizione in evoluzione, di risolvere questa situazione positivamente sulla scorta di quello che aveva fatto Obama. E poi c'è il tema immigrazione, tema scottante, che è quello dell'immigrazione. Immigrazione, specialmente, questo l'ha fatto notare il presidente del Consiglio italiano Gentiloni, ci troviamo in Sicilia, cioè nel ponte fra l'Africa e l'Europa. La porta d'Europa. Esattamente, al centro Tra l'altro, il giorno prima dell'inizio del meeting, un barcone con 22 persone è affondato. Non so se te lo ricordi, ma è proprio nel canale di Sicilia, sono morte 22 persone, solo 7 o 8 ne hanno presi, il giorno prima, se non sbaglio, o 2 giorni prima. E giorni dopo ne sono accadute purtroppo ancora. Quindi ancora ora è quasi paradossale la coincidenza, un complottista direbbe, l'hanno fatta apposta. Coincidenze io non credo. Esatto, però comunque chissà se se ne sono accorti di persona i leader che sono venuti là proprio in terra siciliana a vedere con i propri occhi come
il problema immigrazione. Assolutamente. Gentiloni ha proprio sostenuto questo alla fine, che, o meglio, la bozza finale poi raccontata appunto da Gentiloni in televisione. Da una parte sì, c'è il diritto dell'esistenza, il diritto della vita proprio, che va tutelato e va aiutato. Da una parte. Dall'altra parte, questi paesi hanno richiesto, diciamo, sicurezza nazionale. E quindi, bisogna la bozza dice che bisogna contemperare diciamo entrambe le fasi, se vogliamo così dire, e aiutare in prossimità, quindi nei luoghi proprio da dove si migra, queste popolazioni, proprio per rendere possibile una sicurezza loro nazionale e una loro crescita economica. Quindi un compromesso, diciamo, da una parte politiche di sicurezza, dall'altra parte politiche umanitarie. Sì, poi hanno fatto anche accenni a livello internazionale, specialmente su alcuni paesi come la Nord Corea. Come Nord Corea, nella fattispecie un incontro tra Abe e Trump, quindi Giappone, Stati Uniti, che sono i paesi più coinvolti da questo punto di vista, l'idea è di alzare le sanzioni e di coordinarsi anche con altre tigri asiatiche storicamente vicine agli Stati Uniti, penso alla Corea del Sud, penso anche a Taiwan sotto certi punti di vista, anche se ha altri problemi relativi a Pechino, Taipei. Dall'altra parte, Ucraina. Tusk, il appunto presidente polacco del Consiglio europeo, ha chiesto unità, ha chiesto di raddoppiare le sanzioni e applicare appunto gli accordi di Minsk, che sono quegli accordi che prevedevano le sanzioni. E dall'altra parte c'è il tema Siria, quindi bisogna, dall'altro punto di vista, coinvolgere sempre la Russia. Anche se la Russia non è presente, viene coinvolta. Bisogna coinvolgere la Russia, che poco fa invece doveva essere sanzionata, e bloccare l'uso di armi chimiche. Ricordiamole, però, diciamo, bisogna essere sempre sicuri su armi chimiche, perché hanno portato a alcune guerre, diciamo, idee di presenze di guerre chimiche che poi si sono rivelate infondate. Penso alla guerra dell'Iraq del 2003. Armi chimiche poi alla fine hanno appunto definito dove fosse. Era un po' in sintesi il vertice che c'è stato poi questi giorni a Taormina. Un'altra pausa adesso musicale con gli Arctic Monkeys e poi saluti. No, Daniele, non ci tengo, grazie. Ha fatto bene, Savere. Ha fatto bene. L'inizio di questa canzone è di un film. Cioè, un film. Non è tipo Quei bravi ragazzi? No, è impossibile. Di anno è? 2007. Era un film, però penso sempre. No, su questa canzone non sta. Non mi pare che sia in un film, Sono quasi sicurissimo. Non può stare. Cioè, non lo so se sta in una serie TV perché non le vedo. Sta sicuramente in un film. Pensavo fosse un film di gangster. Quindi ho pensato Scorsese, insomma, The Departed. Che è del 2007, tra parentesi, però non ci sta. C'è qualcosa di simile, un intro simile. L'intro, dico, Tum, 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 tum. Gli Ultras? No, non l'ho mai visto il film. Non lo so se è stato. No, Hooligans, forse, dici. Non l'ho neanche mai visto. Con Frodo? Sì. Non l'hai mai visto quel film? No, però avrei voluto vederlo. No, veditelo. Spettacolo. Senti, sono le 54, andiamo direttamente alla chiusura? Tanto non ce l'abbiamo iniziato. Sì, facciamo un blocco un po' tranquillo. Su cosa? E mo vedrai, mo ti sorprendo. Che palle, guarda, queste cose qua che vuol dire sempre alla fine, te e quell'altro siete terribili. No, su questo argomento sei ferrato. Che è? Ah, Totti! E dai, E dai, Mo senti come te lo introduco. Hai messo il... Hai messo qualcosa? Hai messo? Io sto già male, ieri sera mi sono messo a piangere, ti giuro. Guarda, posso immaginare, mi è dispiaciuto molto non stare allo stadio, tu ci stavi? No, purtroppo non ho trovato il biglietto, poi lavoravo, quindi non potevo proprio. Mi è dispiaciuto tanto non esserci, anche se non rimane il più bel addio della storia del calcio, certamente, quello è in mano, almeno in Italia, negli ultimi 20 anni a Baresi. Quello sì che stavo a dire. Però gli hanno fatto una battuta tutta per lui, l'addio a Franco Baresi, quindi Milan contro il resto del mondo, quindi mondo contro mondo praticamente. Giovanni, occhio, accenditi il microfono che non ti sento. Ci sei? Ok, vai, sfuma. Faccio ritornare sulla canzone tranquillamente.
Un argomento che al G7 di Taormina non è stato assolutamente ingiustamente non è stato trattato è l'addio al calcio di Francesco Totti, che però per questa città sicuramente ha significato molto, quindi sì, no, vabbè, adesso ce la prendiamo su questo tema, anche se esce fuori dagli schemi del nostro programma, però era ovviamente un piccolo omaggio che volevamo fare al capitano, dai, su, anche tu che non sei romanista, comunque. A Paolo Maldini, Paolo Maldini si è già ritirato. Stai zitto, vabbè, comunque era per dire che i fatti terribili succedono anche nel mondo del calcio, che non è solo un gioco, dai, mettiamola così, anche se qualcuno vorrebbe. Fosse roba. Sì, invece è molto di più. Diciamo sì che non è solo un gioco, ha anche emozioni e poi ha anche tanto altro che potrebbe essere, diciamo, escluso dal mondo del calcio, ma le emozioni fanno parte del gioco, secondo me. Eh sì. Comunque, questa puntata spero, come le precedenti che abbiamo fatto, sia stata un modo per qualcuno di approfondire questi temi che alla fine passano sempre così, un po' come carta che vola tra migliaia di scartoffie. Però era importante soffermarci un po' su questo, che c'è stato proprio recentemente a Taormina, qui in Italia. Pensavo se si dicendo allo Stadio Olimpico qui sì, a Roma. Sì, vabbè, tu ti sei fermato su sta cosa del calcio. No, no, dobbiamo andare avanti. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Allora, Radar finisce qui anche oggi. Io ringrazio il buon Daniele Herrera qui a mio fianco e ovviamente... E a me tocca ringraziare ovviamente Fabrizio Genovese, ma non vorrei, diciamo. Salutiamo in regia anche Sofia e Giovanni, oggi coppia, hanno fatto il training, insomma, quindi è giusto fare una citazione anche a loro. E la redazione sempre con Giovanni e con Francesca, che salutiamo. Allora... Ci rivediamo probabilmente fra 2 settimane, perché lunedì prossimo non ci sarà Radar per motivi istituzionali del qui presente, che va in viaggio diplomatico in Francia. Con i vostri classici soldi di TuneIn. Detto questo, ci vediamo fra 2 settimane. Ricordiamo velocemente i social, perché è giusto, siamo nella nostra radio. Posso provare a farli tutti in fiato come Vai. Fanno alla puntata precedente? Vai. Pagina Facebook Roma 3 Radio, pagina Twitter Roma 3 Radio, Instagram Roma 3 Radio con il 3 al numero, Spotify Roma staccato 3 Radio, altrimenti scriveteci un'email a roma3radio@uniroma3.it, guardateci sul nostro sito, sentiteci radio.uniroma3.it, altrimenti l'application TuneIn, da dove potete scaricare tutto quel che volete, Roma 3 Radio, ce l'ho fatta! Sì, più o meno, vabbè. Comunque, se avete capito i social di Daniele, mandateci un like su Facebook. Allora, qui è tutto, ci risentiamo presto, un saluto da me e Daniele e mi raccomando, rimanete sintonizzati con Roma 3 Radio, che tra poco inizia Level Up e poi Voti Cosmici. Ciao a tutti! Ciao! In tutto questo, grazie mille della vostra cortese grazie, attenzione. Grazie. Mi spiace che avete dovuto sentire pure questo qua. Ho dato 2 blocchi per parlare sul Taormina. Porca miseria, i 2 migliori blocchi, rivedetela. I 2 migliori da blocchi. Ci sentiamo! Ciao! Sta merda, va, fatta la sua puntata.